L'imbarazzo delle istituzioni è notevole, Billy lo sa, queste cose non è la prima volta che ne parliamo, in altri incontri li abbiamo tirate fuori, noi i pochi giornalisti che di queste cose cominciano ad occuparsi, gli occhi si abbassano, quelli dei nostri interlocutori, quelli anche dei rappresentanti politici. L'imbarazzo è forte, la preoccupazione è forte, perché se si comincia invece ad ammettere che questa è una città con problemi seri, anche dal punto di vista della presenza di malavita organizzata, salta tutto quel sistema un po' omertoso di collaborazione sottobanco che determina un diffusissimo livello di corruzione. E ci arrivo. La direzione investigativa antimafia negli ultimi 2 anni, infatti, scrive che a Benevento i clan attivi sono 5. La direzione investigativa antimafia nella relazione al Parlamento, non altro a Benevento. C'è il clan Sparandeo, ci sono i Nizza, ci sono gli Spina, i Taddeo e i Piscopo. E per ognuno di questi si indicano le attività di cui si occupano, dall'usura al traffico di droga, alle estorsioni, eccetera, eccetera. E anche rispetto a cose di questo tipo, andatevi a vedere la cronaca della stampa dei locali, ci fosse stato uno politico, amministratore, che avesse, come dire, in qualche modo commentato, detto: oh cavolo, qua questa cosa non è come pensavamo. Nessuno. Il silenzio assoluto rispetto a cose di questo tipo. Eppure, vi devo dire, io ho partecipato nel 1990 alla nascita a Benevento dell'Osservatorio sulla Criminalità. Allora dell'Osservatorio sulla Comorra si occupava Mato Lamberto. Noi pensammo di estenderlo un po' come concetto. E io ero tra quelli, come dire, meno convinti che quella fosse la terminologia più giusta, mi sembrava un po' deviante, l'osservatorio sulla criminalità. Mi immaginavo, come poi è successo, infatti quell'osservatorio ha avuto vita breve, 4 anni, che ognuno avrebbe potuto dire: ma dava di questa criminalità. E infatti la discussione si spostava, siccome la criminalità non c'è, e allora l'osservatorio si occupa di evitare che la criminalità ci sia. Cioè, noi siamo tutto sommato puliti, il problema non ce l'abbiamo. Se ci pigliamo la malattia, il virus viene da fuori e quindi cerchiamo di contrastarlo solamente, ma noi tutto sommato siamo sani. Questo era il ragionamento e non mi convinceva per niente. Quando nel 2005, dopo un'esperienza fatta con diverse associazioni ambientaliste, insieme ad alcuni altri, decidemmo di dar vita ad Alza Benevento, arrivavamo a questa esperienza perché constatavamo, per esempio, che anche sulle questioni ambientali, come su molte altre questioni, non c'era una come dire, difficoltà di comprensione da parte delle istituzioni. Non è che noi dovevamo fare una sorta di sensibilizzazione per gli amministratori che non avevano capito bene che le discariche abusive sono pericolose o che con PM10, PM2,5 si muore di tumore e altre cose del genere. No, il problema è che dietro questo c'erano affari, e c'erano affari anche con la Camorra, ma c'era un livello di malaffare talmente diffuso, come dire, anche in quel settore, là da mettere in discussione la salute della gente, eccetera, ma altrove il territorio, gli interessi, la vita sociale, cose del genere. E infatti noi abbiamo preferito dargli un nome chiaro, che è un'associazione contro il malaffare. Abbiamo evitato sia la Camorra che la criminalità, per segnalare, secondo noi, che il problema più grave di questa provincia, Benevento e del resto della provincia, è l'intreccio straordinario di interessi e della presenza di faccendieri che riescono ad incidere straordinariamente sulla nostra vita, sulla nostra esistenza, senza che questo trovi ancora una consapevolezza come meriterebbe. Guardate, questa è una vicenda straordinaria. Sarà che forse per 8 secoli il Benevento Regno della Chiesa si è considerato una sorta di enclave pontificio, voglio dire, eravamo fuori dal Regno delle Due Sicilie, peraltro era un paese offshore,
cioè allora si facevano affari finanziari a Benevento. Però voglio dire, questa abitudine a pensare che noi siamo tutto sommato, come dire, diversi e che i grandi fatti non ci riguardano, siamo una piccola città di provincia, insomma, che volete che succeda, ha consentito che qua succedessero e continuano a succedere fatti, e la cosa straordinaria è che nonostante ne succeda la ripetizione, l'atteggiamento rimane ancora quello che noi siamo città tranquilli e la cosa non ci riguarda. Un anno e mezzo fa scoppiava in Italia lo scandalo della B3. Pasqualino Lombardi, geometra da Cerminara, che come dire grava più su Benevento che non su Avellino, insieme ad altri in tutta Italia si occupavano di traffici e di corruzione di magistrati, di politici, quelli di cielo, lo sapete, no? C'era Verdini di mezzo, Carbone e tutto il resto. Tutta la stampa nazionale si è preoccupata di capire, ma sto Pasqualino Lombardi, geometra, ex sindaco, come è arrivato a fare queste cose a Cerminara? E hanno cominciato a mandare, come dire, osservatori, corrispondenti, eccetera. A Benevento di questa storia la stampa locale non è voluto parlare. Ne abbiamo parlato noi e devo dire che poi, voglio dire, se ne è parlato con Billy che è suo Stadio Press. E il primo ad andare a intervistare un magistrato rispetto a questa questione è stato Alessandro Paolo Lombardo, che peraltro è di San Giorgio, giovane redattore di Vimanzi. Pasqualino Lombardi era di casa a Benevento ed era di casa al Tribunale di Benevento, aveva il posto riservato tra i posti riservati ai magistrati, pur essendo semplicemente componente della commissione tribunale. Pasqualino Lombardi partecipava 2 mesi prima di essere arrestato alla inaugurazione come ospite d'onore di un centro per la legalità costituzionale. Lui che era abituato ad organizzare convegni con i magistrati in tutta Italia. Il figlio di Pasqualino Lombardi è l'amministratore della IVG, Istituto Vendite Giudiziarie, società che si costituiscono a livello regionale, ogni regione ne ha una, come Equitalia, che si occupa per conto delle sezioni fallimentari dei tribunali di vendere all'asta beni che sono stati pignorati. La società formalmente ha sede a Napoli, ma la sede operativa è qua, a un paio di chilometri, tra Benevento e San Giorgio del Sacco, territorio di San Nicola Manfredi. E oltre al figlio di Pasqualino Lombardi e la società con la quale ha lavorato per un periodo anche la sorella di Nunzia di Girolamo, ma questa società, l'altro amministratore di questa società è Vincenzo Viscione. E Vincenzo Viscione, figlio di Paolo, altro noto faccendiere, arrestato anche lui nell'ambito di un'operazione, si chiama Operazione Malta, per polizze fiduciarie false, che è un'altra delle caratteristiche che sempre i beneventari pare che abbiano imparato benissimo. Qualche anno fa fu arrestato Alberto Fiore. E l'onorevole Milanese di Cerminare. Mo ci arrivato. E una delle questioni che pure fece lo scandalo fu la questione dell'Abbasos Invest S.p.A., un'altra compagnia assicuratrice che faceva assicurazioni in tutta Italia, soprattutto in Sicilia. Una società incredibile, perché il socio unico era una società del Principato di Monaco, che a sua volta era stata costituita da 2 società di 2 anni prima costituite alle isole Virgini Britanniche, tra un francese e da un inglese, che poi si incontrano nel Principato di Monaco e decidono di dar vita a un'altra società e decidono che l'amministratore della terza società non è né l'inglese né il francese né uno del Principato di Monaco, ma è Umberto Fiore, commercialista da Paupisi, provincia di Benevento. Di solito nella barzelletta c'è scu francese, l'inglese è l'italiano, stavolta il Benevento. Qualche volta riusciamo a scalzare questi napoletani, purtroppo rispetto a 3 cose qua. Il triangolo è sempre lì, San Martino, Cervinara, Paupisi. Sì, il triangolo è lì. Sì, questo è Paupisi, tra l'altro. Infatti, Paupisi, Cervinara, San Martino, Paupisi. Non Paupisi. Sta vicino.
Questo dell'Albatros è stato un altro caso, questo dell'AIG è ancora più clamoroso, una compagnia assicuratrice con sede ufficiale a Malta, poi invece erano tutti nel triangolo Napoli, Benevento, Cerignola, con un'altra società, la Novosad inglese, sempre loro. I soldi che pigliavano per i premi, invece di reinvestirli o pagare i rischi delle assicurazioni, venivano dirottati in 8 società. E al centro di queste 8 società, o nei collegi sindacali o come amministratore, c'era un giovane commercialista beneventano, Fabio Solano, PT questa volta, per par condicio. Beh, anche in questo caso, guardate, ogni volta che spunta una cosa del genere, la impressione, la considerazione è sempre quella di dire, ma chi fa? Ma chi non è capo, non può essere. E così per Viscione, e così per il magistrato, anzi il geometra di Cervinara. Ogni volta si deve cercare di dipingere questi personaggi, non a caso l'ha fatto anche Berlusconi, no? con Pasqualino Lombardi, dice un pensionato sfigato, come per dire, ma no, ma non so cosa serve, non può essere, insomma, no? Sono delle questioni. Beh, il grande accusatore di Viscione, anzi il grande accusatore di Marco Milanese, il segretario, l'attendente particolare del ministro Tremonti, è proprio Paolo Viscione. E al centro della discussione che si tiene alla Camera sul tentativo d'arresto c'era un'indagine della Guardia di Finanza di Benevento che poi era stata archiviata e sottratta. E poi c'è la P4. Perché nell'ambito della P4 arrestano Papa, Alfonso Papa, detto Fofo a Borzetta, magistrato, come dire, napoletano, parlamentare, che viene arrestato anche lui per gravi fatti di corruzione. Il grande accusatore è Marcello Fasolino, imprenditore, quello che vuole fare la luminosa a Benevento e che a Benevento è interessata a una serie di operazioni immobiliari edili per il piano casa e per l'ausilio sociale. Tutto questo è successo in un anno e mezzo in questa città e ogni volta, ma poca roba, l'ultima è successa qualche giorno fa, perché mancava, questa è, come dire, è la giusura, come dire, l'anello mancante, bravi. Dove sono finiti i soldi in questi anni delle truffe, delle tangenti, del malaffare, della corruzione in questa città? Dove sono andati a finire? C'è un sistema di riciclaggio. Quale? Com'è? Come funziona? Lasciamo stare il riciclaggio nel settore edile che fanno i casalesi o le ditte collegate, perché se no non ha finito, perché è nata storia. Quella è un'altra storia, ma fanno a Benevento, ma anche qua a San Giorgio del Sacco sono note le ditte anche tecnici. E la questione invece che vi volevo accennare è quella ultima di questo Giovanni Lizza, commercialista beneventano arrestato nell'ambito di un'indagine della provincia di Palermo, della provincia di Palermo. Lizza viene accusato di essere uno dei perni fondamentali di un'associazione per delinquere che in tutta Italia si occupava e si occupa di riciclaggio dell'oro sporco, non di quello proveniente da operazioni della mafia e quindi da tangenti o da altre operazioni strane. E anche in questo caso quello che lo conosce ha detto non può essere, ma io con la parola. E invece i finanzieri che si sono infiltrati nel gruppo, nell'associazione, raccontano che è proprio lui a trattare con loro che si erano presentati come faccendieri che devono riciclare denaro sporco, ed è proprio Giovanni Lizza da Benevento che dice: io ho 60 milioni di dollari, 60 milioni di dollari provenienti da attività illecite che possiamo riciclare facendo uno scambio.